Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa finale del Dream Open di Bucarest. Siamo finalmente arrivati alle battute finali di questo bellissimo torneo dopo questa lunghissima maratona di replay. I finalisti li avrete chiaramente già individuati dalle scorse partite, sono Impact e Life, entrambi coreani, entrambi vi hanno già dimostrato le loro skill, quindi non, diciamo che non hanno nulla da dover dimostrare, non starò a ripresentarli, li ho già ripresentati almeno 3 volte, sarebbe la quarta volta questa, e quindi andiamo a goderci quest'ultima finale. Ricordo che è un best of 5, quindi si aggiudicherà il torneo il giocatore che per primo arriverà a 3 match vinti. La mappa colte di ghiaccio, vediamo scout fortunato per Impact, mentre scout infelice per Life, il quale va in cross position con un overlord, in close right position con l'altro, ma e non scouterà niente. Nel frattempo abbiamo un 15 pozza per Impact, mentre abbiamo un 15 aceri per Life, quindi abbiamo le aperture in incastro, 15 aceri, 15 espansione per sì, quindi, scusate ragazzi, 15 aceri, 15 pozza per Life, 15 pozza, 15 aceri per Impact che butta giù adesso la sua aceri, mentre abbiamo Life che prima della pozza butta giù un estrattore di vespene. Mossa abbastanza interessante per avere la speed per il Ling in tempi brevi e poi magari andare a pushare l'avversario prima del tempo previsto quando non se lo aspetta. Arriva intanto l'Overlord di Impact che arriva, vede il biostrato, quindi capisce di aver scoutato correttamente l'avversario. Subito vengono presi i 6 Ling che sono in produzione e mandati in base dell'avversario, mentre si va completando l'espansione. Mentre da questo lato abbiamo il gas che ormai è arrivato al centro della pozza, che non è ancora completata in questo momento. Subito 2 Ling, 2 Regine, 4 Ling in produzione, minati 100 di gas, sta aspettando solamente, eccoli qua, i 100 di minerale per mettere in produzione la speed. Nel frattempo arrivano i 6 Ling di Impact, 6 Ling che non si trovano davanti nessuna difesa, si accaniscono contro questo drone, si accaniscono contro questi 2 Ling, deve richiamare in causa altri 2 Ling Life che è stato costretto a costruire l'esercito furiosamente, salva questo drone per ben 2 volte, come prima come estrattore e adesso come lanciaspore, costretto ad annullare ancora questo drone, si salva. Ottima la micro di Life che riesce a salvare questo drone. A questo punto ha più il Zergling dell'avversario e quindi Impact è costretto a tornare in base. Nel frattempo Speed per essere completata da parte di Life è oltre la metà della ricerca che non è ancora completata da parte di Impact, che non sta minando gas, quindi partenza gasless per Impact. Ecco, prende un doppio gas in questo momento per recuperare lo svantaggio, ma ci sarà la speed tra poco per Life. E a questo punto se ammasserà un po' di speedling, potrebbe fare veramente parecchio male a Impact, che adesso è costretto ad inseguire. Vediamo se opterà per la speed o magari per qualche paneling difensivo senza la speed per i Ling. Vediamo, vede l'avversario che ha la speed, si protegge con 3 regine l'entrata della sua base, butta giù una camera evolutiva e una colonna delle blatte per completare il muro in modo da costringere i Ling a scontri uno contro uno e quindi da non permettere a Life di sfruttare il numero. Life che a questo punto si accorge di aver chiuso in base l'avversario e decide di prendersi la terza base, ottima mossa per far valere la sua macro. Life che in questo momento passa a 3 gas, scendono poi camera evolutiva e colonna delle blatte. Speed per Ling che arriva solo ora per
Impact che passa anch'esso a 3 gas. Quindi potremmo assistere a un blatta contro blatta con l'unica discriminante che Life si è già preso la terza base, probabilmente non scoutato da... No, invece l'ha scoutato, quindi Impact sa della terza base di Life, quindi deve o espandersi più presto oppure provare a buttare giù. Nel frattempo Life passa anche a Tana, quindi attualmente direi che è Life quello che sta comandando la partita. Cominciano a uscire le prime 9 blatte per Life, mentre sono già uscite alcune blatte per Impact, che ha mandato le regine fuori dal creep. Non so bene se con forse vuole provare a usare queste regine per curare le blatte che sta mandando all'attacco. A questo punto mi sembra quasi uno link questo da parte di Impact. No, no, è solamente un push mentre si va a prendere la sua terza base. Arrivano le blatte di Impact, ma la spicciolata sono le blatte di Life, che sono più compatte, possono praticamente accettare l'uno contro uno. Ci sono però le regine in questa zona che possono curare le blatte. Questo non è da tenere in considerazione, ma ci sono molte più blatte per Life, che sta usando benissimo anche Ling come prendicolpi. Riesce a prendere un piccolo vantaggio Impact, che avanza verso la terza base, ma ricordiamo che essendo vicino alle basi di Life, quest'ultimo può rinforzare più velocemente. Blatte che vomitano su Blatte, entrambe hanno l'1-1, no? No, nessuna delle due ha un potenziamento, rimangono però pochissime blatte per Impact. Non riesce a far valere la presenza delle regine. Queste due regine probabilmente verranno perse, come accade in questo momento. A questo punto Impact è scoperto rispetto a un counter push di queste blatte. Sta arrivando anche la ricostruzione neurale, ovvero la velocità per le blatte. Passaggio a Tana solamente ora per Impact. Terza base che si è in via di completamento, mentre ormai è già completata e sta diventando operativa per Life. Autoscotto a metà mappa, però sono Zergling contro Zergling e Blatte. Vediamo, questi Zergling proveranno a fare danni, bloccati tempestivamente dalle Blatte di Life. Nel frattempo Life prova a portare dei danni all'economia di Impact, che è costretto a difendersi con tutte le sue forze. Linea di Blatte contro linea di Blatte, arrivano tantissime altre Blatte da parte di Life. Impact abbastanza in difficoltà, vediamo se proverà a focussare una per una le blatte nel tentativo di affrontarle. Arrivano tutti i rinforzi da parte di Impact, che riesce a respingere Life, potenzialmente alla pari per entrambi i giocatori. Ricordo che però le blatte di Life hanno la velocità e quindi i rinforzi possono arrivare più velocemente. Arrivano anche gli Zergling, che costringono Impact a micrare le sue Blatte. Fatti fuori tutti gli Zergling, rimangono un numero di blatte superiore ad Impact, che quindi riesce a scacciare il proprio avversario. Continuano questi scontri, blatte da una parte e blatte dall'altra, che vengono inviate continuamente. Life non riesce a macrare, quindi a far valere il vantaggio economico di avere una terza base che ha anche Impact. Piccolo sguardo sulle unità, solamente 4 droni di differenza a favore di Life. Life che in questo momento mette in produzione il più 2 all'attacco. Quando questo potenziamento arriverà, potrebbe segnare abbastanza la partita. Queste continue pressioni da parte di entrambi i giocatori hanno impedito ad entrambe di macrare, quindi siamo ancora fermi a due basi con pochissimi drone. Ci sono molte più blatte in questa zona di Life rispetto a quelle di Impact. Impact farebbe bene a ritirarsi prima di perdere tutte queste blatte. Comincia in questo momento a dronare Life per cercare di saturare la sua terza base, mentre Impact non sta dronando, non vuole dronare praticamente. Però Impact adesso ha solamente una regina. Dopo le due regine che ha perso prima, non ne aveva ricostruite, solamente una regina, ne sta costruendo un'altra in questo momento. Vediamo un piccolo gruppo di Ling che prova a passare da questo lato, scautatissimo da parte di Life, che riesce a fermarlo egregiamente.
Life che in questo momento però sta prendendo un vantaggio economico abbastanza rilevante, basta vedere il numero di supply là in alto. 23 supply di differenza, sta saturando velocemente la sua seconda base, ha quasi completato il più 2 all'attacco per le blatte, più 2 all'attacco che è sceso tardivamente per Impact, il quale sta cercando di saturare a fatica la sua terza base, ma con le regine che mancavano praticamente da quell'ingaggio iniziale, avevo sentito una regina, quelle qui ci sono due regine per Impact che adesso probabilmente le avrà richiamate per iniettare qualche General Larve. No, entrambe vanno in main, non si sa bene perché. No, bloccano la rampa. Si sta scordando praticamente di General Larve Impact, li sta facendo con le regine che ha creato in questo momento. Saturata la terza base per Impact, ma dovrebbe essere già saturata per Life, esatto, saturata anche nei Vespiani tra poco. Mentre vediamo che decidono di non passare di Thatch i nostri contendenti, Blatta contro Blatta, potenziamenti a una sola camera evolutiva, è arrivato il più 2 all'attacco. Detto fatto, Life decide di passare a Hydralisk, le quali condividono gli stessi potenziamenti delle Blatte, quindi non ci sono problemi. Vantaggio di supply abbastanza marcato per Life, il quale tra poco sarà 200-200 probabilmente di sole Blatte, e solo dopo switcherà probabilmente a Hydralisk. Nel frattempo sta arrivando anche il più 1 alla corazza, quindi Life costantemente un potenziamento sopra al proprio avversario. Arrivano ora le prime Hydralisk che saranno giusto di supporto a queste blatte, non saranno una main army. Viene eliminata una blatta, non si sa. Ah, praticamente Life elimina le proprie blatte per far posto alle Hydralisk. Mossa abbastanza sensata, magari sarebbe stato forse più sensato magari prendere un gruppetto, mandarlo all'attacco, provare a fare qualche danno. Attenzione, c'è stata una contaminazione in questa zona da parte di un custode di Life, che ha impedito a questa base di generare larve probabilmente per un po' di tempo. Vediamo Life che in questo momento è maxato, vede le Hydralisk Impact. Life a questo punto non può fare altro che prendere e attaccare. Impact deve resistere con quello che ha, ma è un potenziamento sotto ed è anche sotto di Thatch. Queste blatte probabilmente proveranno un contrattacco nella terza base durante l'ingaggio principale, ma ci sono anche delle Hydralisk qui in mezzo, le quali non hanno il potenziamento del range, ma possono comunque fare male. Vediamo, passano le Hydralisk e buttano giù un po' di Overlord. Scontro frontale in questa zona, blatta contro blatta, compatta l'esercito Life in modo da permettere alle Hydralisk di attaccare. Spitta l'esercito Impact per provare a ripiegare, ma durante questo split ha perso veramente un sacco di blatte. Nel frattempo di qua c'è stato un contrattacco di blatte che ha portato via a Life 7 droni. Life risponde con un gruppo di blatte per poi rimandarle tutte all'attacco. Impact è costretto a dare il GG e quindi Life si assicura il primo game con una gestione della partita magistrale. Ha semplicemente chiuso in base nella prima fase della partita l'avversario, prendendosi la terza base. Da quel punto ha avuto semplicemente un vantaggio economico. Ottima la scelta di rinunciare a qualche blatta per fare il potenziamento al più 2, permetterlo in ricerca con i giusti tempi. Poi ha micrato in maniera eccellente le sue blatte in questa zona durante tutta la fase centrale della partita, per poi far valere la potenza economica, la potenza e la superiorità in potenziamenti. Impact che si è espanso tardi e soprattutto probabilmente ha perso la partita con quelle due regine mandate in avanti che non sono state rimpiazzate per tempo, e praticamente tutta la fase centrale l'ha retta con una sola regina, mi pare, su tre vivai, e quei general larve che sono venuti a mancare hanno poi rallentato sia l'economia che la produzione di esercito verso il finale. Magari avendo visto di essere sotto di economia l'avversario, buttare giù una seconda camera evolutiva per incrementare i potenziamenti poteva essere una buona scelta. Bene ragazzi, Life va sul 1-0,
Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici, indirizzi email, pagina di Facebook, sempre in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video con il secondo match della finale.